Siamo con Silvio Grappassonni, tutto pronto per un nuovo Open d'Italia di golf, quest'anno a Monza. Cosa porta questo cambiamento? Il successo degli anni passati è stato ottimo. Certamente tornare a Monza a me fa molto piacere, perché è un campo che piace tantissimo. Sono stato spesso sul percorso, e tornare a Milano è la cosa più giusta da fare, anche per quello che c'è stato e quello che c'è adesso per l'Expo. Quindi collegare l'Open d'Italia con l'Expo e anche con il grande evento che c'è stato poco fa con il Gran Premio di Formula 1 è sicuramente un'ottima idea. Il percorso è un percorso valido, si è giocato 8 volte, se non sbaglio, nella storia dell'Open d'Italia, e quindi sarà sicuramente un torneo di grande successo. Ci sono dei bei nomi, ultimo è Stuart Sink, che è un campione major, ha vinto l'Open britannico, quindi si aggiunge a Martin Kaymer, a Miguel Angel Jimenez, che torna dopo tantissimi anni in Italia. Possiamo aspettare magari un trionfo di uno degli italiani? Non li ho citati apposta per scaramanzia, ma certamente possono fare molto bene. È chiaro che quello che ha i favori del pronostico, quello che quest'anno ha giocato meglio di tutti, è Francesco Molinari. È un campo che gli si addice molto, perché non è un campo particolarmente lungo, ma gira tantissimo, ci vuole tanta qualità, e Francesco di qualità tecniche ne ha moltissime, quindi è sicuramente uno dei favoriti. Speriamo facciano bene anche gli altri, spero che riesca finalmente a fare una buona prestazione anche a Matteo Manassero, perché ne ha bisogno. Dal punto di vista tecnico, voi di Sky avete in programma qualcosa di nuovo, magari una nuova telecamera, qualcosa del... Sì, ci sono delle sorprese. Oltre al teller in campo, ci sarà una produzione nostra, quindi ci sarà una telecamera che girerà e che seguirà i giocatori italiani con più attenzione, e poi ci saranno dei piccoli cambiamenti anche nella produzione televisiva, con degli accorgimenti speciali proprio per seguire meglio gli italiani. Poi insomma è una sorpresa, la vedrete in diretta da giovedì. Sarà tra l'altro l'ultimo Open di Costantino Rocca, quindi un motivo in più per seguirlo. Sì, questa è una notizia che mi è arrivata oggi in conferenza stampa, non lo sapevo. Ho parlato con Costantino un po' di tempo fa, ma non me l'aveva detto. Beh, insomma, dispiace che non giochi più, però quello che ha fatto Costantino rimane assolutamente. È stato un fenomeno del golf italiano, è un simbolo. Sono molto legato a lui, perché tra l'altro ho fatto gran parte della mia carriera da giocatore insieme a lui, quindi ho diviso anche molte emozioni con Costantino. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, e poi insomma la vita continua, per carità. Parlando di Costantino Rocca, viene anche in mente la Ryder Cup, che potrebbe un giorno arrivare a Roma. Beh, Costantino Rocca è la Ryder Cup, per quello che ha fatto, per i colpi che ha fatto, per i successi che ha avuto in Ryder Cup. È stato il primo giocatore italiano ad entrare, peraltro ne ha fatte 3, tutte di diritto, non è che non ha neanche preso la wild card, quindi se l'è conquistata proprio sul campo. La Ryder Cup è un torneo straordinario. Se l'Italia davvero riuscisse a prendere questa Ryder, e lo sapremo ad ottobre, sarebbe una cosa fantastica, perché muove tantissimo interesse. Quando si è partiti con questa idea si pensava a un sogno irraggiungibile, invece si sta concretizzando, anche se io sono sempre un po' cauto, e quindi il competitor è molto duro. Il competitor più pericoloso è sicuramente la Germania, quindi insomma vedremo, teniamo le dita incrociate.